conclusione il gol del Milan, Messias, Milan in vantaggio dopo appena 5 minuti, Salernitana 0 Milan 1, azione ficcante in velocità favorita da un bel taglio di Teo Hernandez che poi è andato a pescare nel cuore dell'area di rigore Junior Messias, che si è trovato di fatto solo davanti a Sepe, la posizione regolare, questo quantomeno è quello che ci segnala il guardaline. Vedremo, ci sarà un confronto con il VAR, vediamo il direttore di gara che sta parlando in questo momento con il VAR, ma esultano i giocatori del Milan, il vantaggio della squadra ospite dopo appena 5 minuti, firmato Junior Messias. Insomma, la partita si mette subito bene per il Milan, che di fatto alla prima vera offensiva è andato alla conclusione ed è andato poi a trafiggere il portiere della Salernitana, in questo caso più che mai è il caso di dirlo del tutto incolpevole, perché insomma il gran merito del gol va a Teo Hernandez, che è stato l'autore dell'assistenza all'ex giocatore del... C'è la rovesciata, il gol di Bonazzoli, rovesciata, il pareggio della Salernitana. Salernitana 1, Milan 1, il pareggio di Bonazzoli, che è andato a recuperare il pallone sul ponte aereo, diciamo così, di Djuric, pallone sporco in rovesciata. C'è stata anche una deviazione da parte di un giocatore del Milan, il pareggio della Salernitana. Nel frattempo è rimasto a terra anche un giocatore della Salernitana e uno del Milan, Capannello, attorno agli elementi che sono rimasti a terra potrebbe essere proprio Djuric, che era andato diciamo a rimettere il pallone in mezzo. Quello che è più importante è che la Salernitana ha pareggiato al 29esimo minuto, il gol di Bonazzoli a pareggiare la partita. Salernitana 1 Milan 1, gran gol in rovesciata da parte del giocatore con la maglia numero 9 della Salernitana, e dunque la situazione è cambiata da Recchi, 1-1 tra Salernitana e Milan, è tempo di tornare da Riale Fortuna al basket. Facebook, c'è il gol del vantaggio della Salernitana che passa in vantaggio con Djuric, esplode la Recchi, Salernitana 2 Milan 1, traversone di Mazzocchi, buco dei difensori centrali del Milan e Milan Djuric è andato di testa a trafiggere Maignan da non più di 3 metri dalla linea di porta, clamoroso alla Recchi, Salernitana 2 Milan 1, l'ultima della classe che passa in vantaggio nei confronti della capolista, va a esultare Djuric sotto la propria curva, si toglie la maglia, probabilmente sarà anche ammonito, ma immagino che questo sia. Gran botta di Rebic, il pareggio del Milan con Ante Rebic, gran botta dal limite sul primo palo, la palla che lambisce il montante alla destra di Sepe, che non accenna neanche il tuffo, forse non l'ha vista neanche partire, gran gol di Ante Rebic e Milan che pareggia, Salernitana 2 Milan 2, partita pirotecnica alla Recchi con questa ripartenza in velocità del Milan, il pallone messo sui piedi di Ante Rebic, che ha avuto il tempo di prendere la mira senza che nessuno gli si piazzasse davanti e di andare poi a concludere con estrema precisione in un punto dove Sepe non sarebbe mai potuto arrivare. Allora, 32esimo della ripresa, il Milan pareggia con Ante Rebic e adesso tutto veramente può succedere alla Recchi, perché insomma la partita ci ha già fatto vedere che può essere aperta a qualsiasi tipo di sviluppo. Gliela ridà Mica, è la posizione di Aradesa, prova ad andare via in velocità, che sì, che lo mette giù, tutto regolare per l'arbitro, ma arriva a rimorchio Obi che recupera il pallone, riesce a tenerlo in campo, potrebbe metterla in mezzo, non ha lo spazio per il traversone, allora decide di portarla quanto più vicino possibile alla bandierina del calcio d'angolo, ma non c'è tempo per battere il corner perché finisce qui alla Recchi, Salernitana 2 Milan 2. E allora l'ultima in classifica fa lo sgambetto alla prima della graduatoria, partita estremamente vivace e divertente alla Recchi, il vantaggio del Milan dopo 6 minuti con Junior Messias, il pareggio alla mezz'ora del primo tempo della Salernitana in rovesciata con Bonazzoli, Salernitana che poi al 26esimo della ripresa passa anche in vantaggio con Milan Djuric, al 26esimo come detto dopo 6 minuti il definitivo 2-2 realizzato da Ante Rebic per un risultato che porta la Salernitana a quota 14, a meno 1 dal Genoa penultimo, Salernitana che però ha 2 partite in meno rispetto al Genoa, al Cagliari e al Venezia che la precedono, il Milan sale a quota 56, passerà questa notte in vetta, ma non è detto che lo faccia al termine della giornata perché c'è l'Inter che domani giocherà con il Sassuolo, ha la possibilità di andarla a superare visto che l'Inter insegue a quota 54 e il Napoli che ha 53 potrebbe anche raggiungerla. Salernitana